del regista e se non sbaglio anche sceneggiatore di questa straordinaria, non è una commedia, è un corto molto interessante visto da una proiezione completamente diversa da quella là che sono le classiche sostanzialmente. Sì, assolutamente, noi abbiamo voluto analizzare un aspetto in particolare, cioè quello che siamo e quello che vogliono farci essere. Da questo cortocircuito si generano delle nevrosi in cui poi è nascosta una interiorità inquieta, cancri sociali sostanzialmente, dei drammi sociali, assolutamente. Noi abbiamo voluto analizzare, porre l'accento su quello che io definisco sull'impostura, ricorrere sistematicamente all'inganno, quindi impostura nella vita di tutti i giorni. Perfetto, buongiorno amici e amiche, Gianfranco Gallo non ha bisogno di presentazioni, l'abbiamo sentito tantissime altre volte. Un corto d'autore, Gianfranco? Questo corto è di Paolo Cipolletta, il regista e lo sceneggiatore, ma ha proposto questo corto, l'ho trovato molto interessante per la tematica, perché parla della storia di Alessia, che è la gatta mammona. Un must di grande attualità. Di grande attualità, è trattato in vari modi, più o meno sempre uguali, invece ha dato un'ottica diversa e praticamente racconta la vita dei personaggi che ruotano attorno alla figura di un trans che con i suoi sentimenti, quindi viene messo in discussione tutto un mondo e quindi le figure che ruotano attorno a lei, tra le quali c'è questo personaggio che faccio, che è un poliziotto tra l'altro, raccontano le contraddizioni dell'essere umano, no? Che ognuno di loro ha la sua realtà, che non è questa qua, che vanno a condividere con lei, mentre lei invece alla fine si troverà sola. Alessia Cinquegrana, la gatta mammona, che gatta sei Alessia? Ma la gatta mammona è stato giusto rappresentato nel film. Io nella vita normale sono una ragazza semplice, piena di emozione e ricca di sentimenti, diciamo così. Però la gatta mammona mi ha dato un'altra immagine nella mia vita, a cui nella vita non si finisce mai di scoprire, mai di imparare. Ringrazio Paolo Cipolletta ancora per avermi scelta, l'associazione ATN Napoli per avermi invitata ai provini. Che dire, per me è stato molto emozionante, un'esperienza nuova che mi ha segnato. Loredana Russi, presidente dell'associazione ATN, associazione Trans Napoli, ha un ruolo anche in questo corto molto importante. Sì, ho un piccolo ruolo, però abbiamo collaborato come associazione in questo film con il regista Paolo Cipolletta, perché affronta le vere tematiche, il vissuto delle persone transessuali. In questi eventi culturali, anche cinematografici, l'associazione Trans Napoli non poteva mancare. Va benissimo, grazie, in bocca al lupo.